Buongiorno, sono Capazzo Vincenzo e compio 90 anni. Faccio il pizzaiolo. Ho incominciato a 7 anni. Non c'è nessun segreto. L'arte di farla. E la mano ferma. Questa pizzeria è stata aperta nel 1847 dalla famiglia di mia madre, 7 generazioni. La pizza tradizionale, la margherita e la olio e pomodoro, con l'aglio e origano. Poi si faceva con i cicinielli, con le alici. Questo signore che usciva con la stufa con le pizze, si chiamava Fofò. Si faceva tutt'aniello in testa, no? Usciva con la stufa e vendeva le pizze. Un soldo, due soldi. La pizza si mangiava la giornata e si pagava dopo 8 giorni, perciò la chiamavano la pizza oggi ad 8. Ogni pizzaiolo è come un sarto, ogni volta che si fa la pasta è come una camicia, è su misura. La pasta viene fatta col tempo. Se fa freddo, se fa caldo, se la giornata è umida. Quando entrava un cliente affezionato, dicevo, amici, ma la pasta stamattina con me, calosca, da. Voleva dire se era cresciuta, buona o non era cresciuta. Il lievito madre, un pezzo di pasta vecchia, si scioglieva con l'acqua e sale. E quello era il lievito madre, che si metteva per far crescere la pasta il giorno dopo. Eravamo tre fratelli, Pepino, Antonio e io. Io ero il più piccolo. Prima di arrivare mio fratello, no? Mi avvisavano, questo avrebbe un scasso. Un scasso che mi arriva a seccare da capo. Se sbagliavo, perché poi pensavo altre cose. Pensavo a divertirmi, a fidanzate. E questo pensavo io. Ma io c'ho nel sangue proprio nelle mani a fare la pizza.